Eccoci qua, bentrovati appassionati di calcio a 5, la rassegna del calcio a 5 si ripropone anche questa sera. Questa sera non sono in compagnia di Tiziana, ma ho con me tre ospiti di assoluto riguardo e allora andiamo subito a presentarli per questa nuova puntata di Mondo Futsal, che tra l'altro è la penultima di questa nostra lunga stagione, ma abbiamo ancora tante sorprese da riservarvi. Allora andiamo a salutare innanzitutto la colonna portante del nostro programma, Roberto Martin. Buonasera a tutti. Da lui passiamo al capitano del Real Latina con trascorsi in panchina, ce ne parlerà Fabrizio Criscuoli. Buonasera a tutti, bentrovati. E poi il nostro tuttologo che questa sera mi affiancherà nella conduzione anche per quanto riguarda la lettura dei risultati e tanto altro, Daniele Porcelli. Buonasera, bentrovati a tutti. Benissimo, allora è tempo di responsi, di verdetti, ormai si tirano le somme, i campionati che sono ormai addirittura d'arrivo, ma intanto per quanto riguarda la Serie 2 e la Rapido Latina ci sono importantissime novità legate alla guida tecnica. C'è infatti pronto per noi un servizio dello staff di Mondo Futsal Web TV, ovviamente Enrico Pasquali Coluzzi, Gianluca Bolognis, Giorgio Screpis hanno confezionato per noi questa intervista al nuovo allenatore della Rapido Latina, si tratta di Luca Giampaolo. Andiamo subito a gustarci questo servizio. È appena finita la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister della Rapido Latina Calcio a 5, stagione 2013-2014. Siamo qui con Luca Giampaolo, la nuova guida tecnica appunto del Latina, con il proprio figlio qui presente. È una responsabilità importante ma anche una grande sfida per lei. Beh sì, sono a parte molto contento della presentazione che mi è stata fatta e di tante belle parole espresse, quindi mi sento ancora più responsabilizzato, voglio fare bene. Ma a me è sempre piaciuto cercare di sviluppare il mio lavoro al massimo, ce la metto tutta, ho creato questo sito per così provare a dare una mano al movimento del futsal e i contatti mi stanno dando ragione, sono molto contento. Mi piace proprio applicarmi tutto il giorno al lavoro che faccio. Ci può dire com'è nato questo sodalizio, chi ha fatto il primo passo e com'è andata? Ma diciamo che col presidente La Starza ci incontriamo da diversi anni da avversari, c'è sempre stata grande stima reciproca. Il Latina rappresenta oggi una delle società serie del panorama nazionale, il presidente pensa di me che sono un bravo allenatore, quindi diciamo che il matrimonio si poteva fare. Io amo i palazzetti pieni, amo la gente che ci sostiene, cerco di coinvolgere le persone in forma umana perché poi lo sport è bello vissuto in mezzo alle persone, quindi sarà mio compito cercare attraverso i risultati, attraverso il gioco di provare proprio a riempire questo bellissimo palazzetto che mi sarà teatro di lavoro. Questa è una fase calda in cui molte squadre sono in cerca di atleti e era giusto anche anticipare questa operazione. Crediamo di aver scelto un allenatore che abbia la giusta esperienza di questa categoria, ha ottenuto sicuramente in questi ultimi anni sicuramente dei risultati importanti. Ma la grinta che piace a me, quindi spero veramente di aver fatto la scelta giusta, anzi ne sono convinto. Un momento particolarmente difficile, dobbiamo cercare di avere un budget sostenibile, di questi tempi dobbiamo superare la tempesta sperando che arrivino momenti migliori. Adesso siamo convinti comunque già da nomi che abbiamo contattato di poter portare a Latina nomi importanti, al tempo stesso hanno capito il momento attuale e che possono anche venire incontro a quelle che sono le esigenze economiche delle società di futsal in questo momento. Ci saranno sicuramente 5 stranieri come c'è stato nel passato e poi vedremo se ci sarà qualche ritorno oppure sugli italiani le conferme che è in continua evoluzione questa fase perché veramente ogni giorno poi ci vengono proposti giocatori interessanti, quindi dovremmo fare delle valutazioni e capire innanzitutto i ragazzi, quelli che fanno attualmente parte della rosa, che rimarranno, perché credo che sia quello il punto di partenza e poi da lì decideremo le mosse future. Oggi è importante anche che la città di Latina capisca che questo è uno sport che forse andrebbe aiutato un po' di più e non lasciato da solo come purtroppo siamo, per certi versi ci sentiamo un po' abbandonati perché sono pochi gli imprenditori che hanno deciso di sostenere questa avventura, pochi ma buoni, e io anzi li ringrazio per quello che hanno fatto in questi anni, spero che continueranno a sostenerci, ovvio che se si aggiungeranno altri personaggi del mondo dell'imprenditoria che avranno la forza di sostenerci è evidente che potremmo anche ambire a questa benedetta da uno e onorandola al meglio.
E ricordiamo che questo filmato, così come tanto, tanto altro, potrà essere visionato, caro Daniele, www.youtube.com/mondofutsal.tv. Ricordiamo anche il nostro portale che è www.mondofutsal.net. Perfetto, e allora raccogliamo le impressioni dei nostri ospiti riguardo a questa nuova investitura. Roberto. La società ha voluto dare secondo me un segnale, perché ripartendo da Giampaolo vuole già da adesso, insomma, non dare segnali di smobilitazione. Adesso, come ha detto anche il Presidente, bisognerà vedere che tipo di energie economiche si riescono a trovare con gli imprenditori locali o di qualche altra natura, e in base a quello sicuramente si creerà il budget da investire per la stagione che verrà, e da quello poi conseguentemente viene il tipo di valore di campionato da affrontare. Fabrizio, tu che conosci comunque benissimo, anche se dall'esterno, la realtà nerazzurra, secondo te serve una rivoluzione in questa squadra per poter puntare più in alto? Ma io penso di no, perché comunque questa squadra, con tutte le difficoltà che ha avuto, anche con delle partite dove ha avuto degli arbitraggi, a mio modo di vedere, sfavorevoli, è comunque entrata a fare i play-off. Purtroppo ha preso la corazzata che era il Napoli, che era veramente una squadra di... uno squadrone il Napoli. Io pensavo addirittura che vinceva il campionato subito, al primo turno, invece. Però ecco, il segnale di aver preso un allenatore comunque esterno all'ambiente è un segnale che comunque il Presidente ci tiene molto a questa sua creatura, e probabilmente punterà l'anno prossimo a fare meglio di quest'anno, anche se secondo me quest'anno ha fatto il massimo. Daniele, dopo l'esperienza di Angelini si pensava alla scelta di un marpione di categoria, e invece arriva Giampaolo, come lo commenti? L'etichetta marpione possiamo anche, come si dice, darla anche a Giampaolo. È comunque un tecnico che si trova già in questa categoria da un paio d'anni, ha un grande bagaglio alle spalle, ormai sono diversi anni, lui ha iniziato tantissimi anni fa, qualcosa come 10 anni fa, come un grande tecnico che poi ha avuto un grande passato come Genero Maurizi. Bisognerà vedere soprattutto cosa intende fare la società, perché io mi riallaccio molto a quello che ha detto, a un particolare che ha detto Fabrizio, ma anche molto a quello che ha detto Roberto. Questa squadra secondo me ha fatto veramente tanto. Innanzitutto, aver mantenuto la categoria è un grande risultato. Adesso andare a vedere se ci sono state colpe, già mi sembra che l'ho detto anche la settimana scorsa, non è tanto cercare il colpevole o colpe. Io invece direi di andare a vedere quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato. Quindi dare le giuste accortaggini per poter ripartire e fare un campionato. Senza fare proclami, vediamo innanzitutto se c'è la possibilità di vedere giovani. Noi questo l'abbiamo sempre detto. A Latina sarebbe bello vedere effettivamente se ci sono dei giovani pronti per fare questa categoria e soprattutto al palazzetto. Ma sul tema conferme, Radio Mercato ha iniziato a trasmettere qualcosa? Sai che c'è, quando si parla di conferme è sempre un po' rischiosa la cosa, bisogna vedere innanzitutto che tipo di gioco intende fare il tecnico. E quali sono, se vengono fissati sempre questi benedetti obiettivi, e soprattutto quale pedine andare a scegliere. Si sa, ogni stagione è a se stessa, bisogna sì sempre tenere presente quello che è stato fatto, quello che non è stato fatto. Ci sono delle persone che potrebbero rimanere, però sappiamo anche benissimo che già qualcuno ha avuto dei contatti, però adesso parlare di conferme, io credo che almeno intorno alla fine di questo mese, potremmo essere un po' più precisi. Magari ne parleremo in occasione del Mondo Futsal Day. Apro questa parentesi perché abbiamo già delle anticipazioni da darvi, vero Roberto? Sì.
fermo restante che è ormai un appuntamento tradizionale, e siamo alla sua quarta edizione. E quest'anno si svolgerà come lo scorso anno all'interno della manifestazione Sport Estate, che andrà in scena dal 6 al 9 giugno, però verrà, diciamo, avrà una nuova location che è la Latina Expo in via dei Monti Lepini, quindi sarà pure di più facile accesso per gli amici che vengono da fuori. Ancora non abbiamo stabilito il giorno preciso e l'orario preciso, perché siamo vincolati anche alle altre manifestazioni e altre iniziative, quindi sappiamo solo che quello sarà la nostra casa, e adesso dobbiamo solo verificare in questi ultimi giorni quale sarà il giorno preciso, poi il via ai sondaggi, abbiamo il tempo necessario per ultimare le ultime situazioni per portarci a dare il massimo in questa ennesima iniziativa. Naturalmente sapremo aggiornarvi attraverso i nostri canali web e anche attraverso gli spazi informativi di SL48, senza ovviamente dimenticare la prossima puntata, che sarà il gran finale di questa lunga e bella stagione. Chiudiamo il capitolo A2 e occupiamoci adesso di C1, passando direttamente la parola agli amici della redazione del Sud Pontino con l'analisi dell'ultima giornata, appunto, di questa categoria. La parola a Carmine Napolitano. Ben ritrovati all'appuntamento con Mondo Futsal Sud Pontino. Partiamo subito con il campionato di Serie C1, che si è concluso proprio in quest'ultimo weekend con la Virtus Fondi di mister Gianni Napoli, che già con una giornata di anticipo aveva ottenuto la salvezza con il successo 3-0 contro la Capitolina. La squadra rossoblu ha concluso il proprio campionato invece a Ferentino, perdendo 6-4, una partita assolutamente inutile ai fini della classifica. Virtus Fondi che quindi conclude il campionato al 9° posto, un buon campionato per la squadra del presidente Ginepro e del direttore sportivo Antonio De Bonis, che ha saputo al suo primo anno come matricola, si è fatta, diciamo così, rispettare, ha saputo cogliere dei risultati molto importanti e se l'è giocata anche contro le squadre più blasonate di questo girone come Sporting Lodigiani e Lazio Calcetto. Quindi l'ultima partita serve solo per le statistiche. Comunque, per la cronaca, i gol dei Fondani sono stati realizzati da Triolo, Di Martino, Frenetti e Simone Olleia su calcio di rigore. Diamo anche qualche numero: i migliori marcatori della squadra quest'anno sono stati appunto Massimiliano Triolo e Alessio Frenetti, quindi due giocatori che hanno fatto davvero molto bene, entrambi hanno realizzato 19 gol, quindi 38 gol in due, e in generale per la Virtus Fondi un campionato molto buono, senza passare dai playout, una salvezza ottenuta quindi senza particolari patemi, e si lavora già in vista dell'anno prossimo per un campionato forse di vertice, si vedrà anche in base alla disponibilità degli sponsor per il prossimo anno. Sul campionato di C1 avremo modo comunque di tornare anche su questa categoria. Ora però ci concentriamo su quella che è stata la fase conclusiva del campionato di C2 con le sfide playoff e playout. Qualche anticipazione, iniziamo da Roberto. Purtroppo dobbiamo annotare la sconfitta a Frosinone della Pontina Futsal, che fa retrocedere in Serie D la formazione del padron Cappelletto. Nonostante abbiano corretto e alzato il tiro durante la stagione dopo un inizio abbastanza disastroso, tutti credevamo, credo anche con Daniele avevamo parlato, che alla fine fossero riusciti a salvarsi proprio con l'escamotace dei playout. Invece non è stato così. Dispiace perdere una formazione del nostro territorio in questa categoria. Per quanto riguarda invece i playoff? I playoff abbiamo la ginnastica che continua a vivere del suo ottimo momento di forma e ha battuto largamente il Pagliano per 6-2. Tra le altre cose, colgo proprio l'occasione, sabato non era presente in panchina il mister Massimiliano Palluzzi, che ha coronato il suo sogno d'amore, i cosiddetti fiori d'arancio, e quindi
facciamo gli auguri a lui e alla sua sposa Valentina per questo bel evento, e la squadra gli ha fatto questo gran regalo con un'ottima prestazione, un 5-2 che non è mai stato messo in discussione dagli ospiti. Daniele, intanto vediamo le immagini realizzate da Luca Pinuccio. Questo è un buon risultato da parte della formazione fondana, che con questa vittoria appunto accede al turno successivo. Non è andata bene invece all'altra formazione, che era impegnata sempre nei playoff, parliamo dell'Atletico Virtus Scauri, perché a Ciampino ha praticamente impattato 1-1, Real Ciampino, che tra l'altro l'aveva estromessa proprio da quella finale 8 di Colleferro, proprio a 30 secondi dalla sirena, praticamente gli aveva praticamente negato il passaggio praticamente al turno successivo. Diciamo che questa vittoria della Gymnastic è qualcosa veramente di importante. Ricordiamo anche che la Gymnastic ha fatto veramente un escalation di risultati consecutivi che l'hanno portata poi a chiudere il campionato in seconda posizione, proprio alle spalle di quella Mirafin che abbiamo conosciuto proprio in quel rullo compressore, soprattutto nelle battute finali di questa stagione. E dispiace purtroppo, perché dopo la retrocessione del Gaeta arriva anche quest'altra retrocessione del nostro comprensorio, praticamente perdiamo anche la Pontina Futsal. Quindi due squadre del nostro comprensorio unite, insomma, la Roma e i The Lions. Ma i The Lions, diciamo tutti che sapevamo che per loro avrebbero pagato tantissimo questo campionato. Loro è stata una delle squadre ripescate proprio in extremis, era l'ultima disponibile per andare a chiudere proprio questo girone. Speriamo che adesso la favola per la Gymnastic possa continuare, e nel caso dovesse arrivare questo ottimo risultato nelle gare che andranno a chiudere proprio il cerchio in questo torneo post campionato dopo la stagione regolare, quindi si tratterebbe di poter avere due formazioni la prossima stagione nel massimo campionato regionale. Quindi oltre alla Virtus Fondi potrebbe addirittura anche esserci la Gymnastic Studio. Questo sarebbe un ottimo risultato per la provincia di Latina, ricordando che in passato ci sono state altre solo due formazioni, guarda caso, contemporaneamente non in una sola circostanza, nel massimo campionato di Serie C1. Tornando alla sfida Gymnastic Paliano, abbiamo anche le interviste ai protagonisti, ascoltiamoli. È stata decisiva nella prima fase di gioco. D'altronde queste sono partite dove il risultato è risultato secco, una partita secca, quindi noi avevamo la necessità di fare risultato pieno per poter passare il turno, e quindi ovviamente non dovevamo soccombere all'inizio. Non siamo stati tanto bravi nella fase difensiva oggi. Nel palleggio abbiamo fatto qualche cosa di importante. Devo dire pure che abbiamo trovato un portiere all'altezza della situazione. Non abbiamo sfruttato l'uomo in più sull'espulsione, e poi da lì penso che non c'è stata più partita. Il risultato, insomma, è stato in equilibrio sul 2-0 fino a che non è, praticamente abbiamo preso il terzo gol, dopodiché è una partita che non c'era più senso. Prospettive per l'anno prossimo? No, adesso, come dicevo, noi siamo una società neonata, e veniamo dalle ceneri di due società palianesi, una faceva la Serie D, quindi per noi questo è stato già un grande obiettivo, raggiungere i playoff. Non siamo arrivati al meglio a questi playoff, questo è l'unico rammarico, perché abbiamo lasciato a casa giocatori importanti come Nori, Pippenburg e Marucci, che stava un po' così cercato. Oggi avremmo fatto un altro tipo di partita. Però tranquillamente, l'importante è che abbiamo trovato un gruppo coeso che ci ha dato grosse soddisfazioni, poi ci sediamo con la società, si deciderà qual è il futuro. Grazie mister. È stata una buona partita da parte nostra, penso che la vittoria sia meritata, perché siamo entrati in campo sin dal primo minuto concentrati, con la voglia di fare bene, con la voglia di vincere. Il risultato finale ci ha dato ragione,
stata una partita voluta per noi, ma anche per il mister. Abbiamo fatto un regalo al mister che domani convolerà a nozze, e quindi abbiamo fatto un regalo a noi, alla società, ma anche al mister. Playoff, cosa ti aspetti di trovare? Adesso ci stiamo, siamo lì, dobbiamo lottare. Sinceramente non so chi sarà l'avversario. Noi sabato prossimo ci faremo trovare pronti per cercare di andare in finale e per fare questo salto di categoria che da tanto, che sono 2-3 anni che aspettiamo, e quindi speriamo che quest'anno sia l'anno giusto. In bocca al lupo. Crepi. Interviste, terminiamo anche il capitolo relativo alla C2 e terminiamo questa prima parte di Mondo Futsal. Ci fermiamo pochi istanti, ci ritroviamo tra pochissimo.